Mia Diop, vengo da Livorno e faccio parte del liceo di Colli in Palli a Livorno. Ciao Marco Spinozzi, 18 anni, vengo da Ancona, faccio il liceo linguistico. Allora, mi chiamo Sandy, ho 17 anni, vengo da Verona e frequento il liceo dell'economia sociale. Allora, io sono Emma Polsinelli, vengo da Torino e faccio il liceo classico. Ho scelto di partecipare a questa iniziativa perché penso sia un cammino importantissimo, soprattutto per i ragazzi e le ragazze che come me hanno l'ambizione di entrare in questo mondo in futuro. In più ho letto che la tematica è una tematica a me vicina e sono stata contenta appunto che ci fosse una mobilitazione in questo senso. Perché prima di tutto sono un po' attore, quindi mi hanno detto dovrei interpretare dei personaggi all'interno di un processo, siccome è anche interessante questo mondo qua, molto. Ho scelto di partecipare al processo simulato perché mi sembra iniziativa molto interessante, non avevo mai sentito parlare e mi interessa tutto questo mondo. Ho scelto di partecipare al processo simulato perché mi è stata proposta come iniziativa da un'amica che mi conosce e sa che mi interessa molto il diritto e aiutare gli altri, e quando ho visto che era una esperienza che potevo fare per entrare nel mondo della giurisprudenza, ma anche per capire effettivamente serve un'informazione generale sulla discriminazione per quanto riguarda le nuove generazioni, perché sono queste poi che formeranno il futuro della nostra società. In particolare nel web sono d'accordo perché il web ha preso una piega vasta sulla nostra vita, il bullismo si è in qualche modo evoluto attraverso i social, attraverso il web e ha cambiato forma, e quindi anche noi che militiamo e ci attiviamo per abbattere queste discriminazioni ci dobbiamo anche adeguare a quelli che sono i nuovi mezzi. Perché vivendo insomma in un mondo dove il digitale ormai ovunque lo utilizziamo tutti, penso che agire in sicurezza e sapere come comportarsi sia fondamentale per tutti quanti. È un tema più che importante. Allora, penso che sia importante sensibilizzare su questo argomento, appunto perché oramai tutti usiamo i social media e non è assolutamente una cosa che adesso non c'è. Come discriminazione penso che tutti dobbiamo essere a conoscenza. Sicuramente c'è bisogno di sensibilizzare i giovani, ma non così tanto come credo si possa pensare, perché io vedo nei giovani molta sensibilizzazione già, ma c'è una cosa che c'è bisogno ancora di sensibilizzazione, perché noi siamo nati con tutti gli apparecchi online e le tecnologie, quindi spesso non credo che ci rendiamo conto di quanto sia anche un aspetto negativo rispetto a quello positivo, e più se ne parla più si può fare